6:32 di mattino, sono già in ufficio alle 6:32. È mattina presto, prima di iniziare a lavorare facciamo un video, poi dopo inizia a lavorare. Il futuro che ci attende. Il futuro che ci attende è un video importante. Poi sono qui perché devo finire dei progetti. La mattina si ragiona meglio. La mattina è il momento in cui sono più creativo, quindi sono più concentrato. Quindi adesso beviamo un teino, facciamo il video, un quarto d'ora, poi iniziamo a lavorare. Beati chi invece a quest'ora qui è ancora a letto, beati chi non fa nulla tutto il giorno. Il futuro che ci attende. Non è un bel futuro quello che ci attende, perché già ho visto che danno da questo mese aumenti di luce, aumenti di gas, aumenti del costo della vita, aumenti dei pedaggi autostradali. In Germania sono gratuiti, in Inghilterra mi pare siano gratuiti, in Svizzera un bollino tutto l'anno per 35 euro, in Spagna l'ultima volta che sono andato hanno tolto i pedaggi. Noi abbiamo dei pedaggi carissimi non solo sulle autostrade, ma addirittura anche sulle tangenziali. Voi pensate tutte le mattine quanto è incasinata la tangenziale est e quanto i vari caselli incassano. È un incassare miliardi su miliardi. Poi dici, vabbè, almeno avessimo le strade fatte bene, almeno avessimo 5, 6, 7, 8 corsie, almeno quando passi da Cormano o fai, che ne so, i vari raccolti in giro per tutta Italia. No, passi da Cormano, sono 10 anni che sono in ballo ad allargare una corsia. Mi ricordo un po' di politici che nel 2018 sono andati al governo che mi dicevano sì, tranquillo, un annetto sistemiamo tutto. Sono passati 5 anni e nella mia regione vedo che la situazione, a livello politico, visto anche che ci sono stati alcuni sono stati penalizzati perché sono delle città nella mia regione che sono qualcosa di osceno. E in 5 anni le nuove amministrazioni, quelle prima, che gli altri erano cattivi, non hanno fatto nulla. Quindi la situazione è questa, di aumenti che ci sono ovviamente non solo in Italia, ma in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti d'America. Io ho parlato già anni fa che sarebbe arrivata l'iperinflazione, che andranno a colpire le fasce più povere della popolazione. Io personalmente sto aiutando anche 3 famiglie, lo faccio di volontariato per i cazzi miei, però è sempre più difficile perché di gente che poi ti dà una mano, sono tutti bravi, ma poi tiri zero. E quindi aumenta tutto. La benzina è una cosa scandalosa perché siamo andati a 120 dollari e subito hanno portato la benzina all'alzata di 10-15 centesimi. Poi il prezzo del petrolio è sceso da 120 a 105 e il prezzo della benzina è rimasto uguale. Quindi abbiamo una situazione di costo della vita enorme in Italia, a fronte di stipendi molto bassi. Avete visto il caso di questa ragazza di Napoli che ha rifiutato un lavoro a 10 ore al giorno per 280 euro al mese, ma non è che gli altri che poi accettano prendono tanto di più. Ci sono tanti stipendi da 500-600 euro. È giusto accettare o non accettare uno stipendio così basso? Allora, uno stipendio così basso lo puoi anche accettare se quel tipo di lavoro è utile per imparare qualcosa. Cioè, se vai a fare un lavoro dove ti insegnano a fare un buon mestiere, allora se sei giovane puoi dire per un anno o due prendo veramente poco, però imparo a fare quel mestiere e poi dopo posso prendere di più. Andare a fare un mestiere che non ti insegna niente,
che sia, tra virgolette, mettere le scatolette di tonno per dirti sul supermercato, cioè che se lo fai per 3 anni non è che hai imparato, cioè l'hai imparato in un minuto, quello non è accettabile. Non è accettabile che vengano fatte offerte di lavoro a gente a quei salari vergognosi, che poi questi salari vergognosi non è che ci sono solo in Italia, penso alle Canarie, le Canarie i salari sono vergognosi, cioè stiamo parlando di 5, 6, 7 euro all'ora, cioè, per andare a lavorare, cioè io se devo prendere, andare di qui, andare a lavorare alle Canarie per 7 euro all'ora, allora sto in Italia, cioè cosa vado a fare? Cioè, non è che solo da noi, e purtroppo si sta tendenzialmente balcanizzando l'Italia con stipendi veramente bassi, quello che io dicevo da anni fa, che i problemi sarebbero arrivati da est, che comunque saremmo tutti comunque, ci saremmo portati a stipendi molto bassi. Il problema fondamentale dell'Italia è che non sono tanto gli stipendi bassi, ma il costo della vita che è veramente da paese nordico. E questo qui è la cosa veramente preoccupante. E il costo della vita lo sentono in particolare le fasce più deboli della popolazione. E questo qui è veramente, è per quello che io dico che purtroppo noi che siamo fratelli d'Italia, facciamo tutte queste cose qui, ma non siamo mai fratelli nella solidarietà. Io dico che chi ha la possibilità deve cercare di aiutare delle persone che sono in difficoltà, non facendosi però sfruttare, cioè perché il problema grave poi da noi è che quando poi dai una mano si prendono il braccio, il corpo, eccetera, eccetera. Però essere più solidali fra di noi, secondo me, è una cosa molto importante. Il futuro che ci attende non è un bel futuro, secondo me, perché prima che andremo in deflazione, questi rincari, questo costo della vita sarà alto per un bel po'. Io penso di sì. Poi è chiaro, dipende ognuno dalla sua situazione. Non tutti hanno la fortuna, di tante persone che non fanno niente, che non lavorano, non fanno niente, vivono a casa con la mammina, che gli paga tutto, che gli paga la spesa, che gli paga il gas, la luce, eccetera, eccetera, eccetera. Io non ho la fortuna che hanno tante persone, che io quando arrivano la mia spesa me la devo pagare io, le bollette me la pago io, la luce me la devo pagare io, le mie spese le pago anch'io, e anche io, come tutte le persone che lavorano, che vivono per i cazzi loro, io devo, cioè, devo pagare. Non è che mi arrivano le bollette, non pago, quello pago. Però tanti hanno questa fortuna di gente che non lavora, non fanno niente, hanno questa fortuna, magari vivono con la pensione della madre o perché prendono, che ne so, un reddito o perché hanno qualcosa. Io non ho questa fortuna, io sono le 6:42. Adesso stacco il video e devo lavorare, ragazzi. No, non ho la fortuna che hanno molti di passare tutte le giornate a non fare un cazzo. Il futuro che ci attende non è bello perché è un futuro di rincari, di aumento di prezzi, eccetera, eccetera. Poi le materie prime, alcune stanno già scoppiando, penso al rame, penso ad altre materie, il palladio, anche lui, il palladio sta scendendo. Arriverà in un punto che quando noi andremo in recessione, i mercati scenderanno ancora, le materie prime crolleranno come nel 2008, quindi sarà un crollo sia di petrolio, però il problema cos'è? Il problema è che non torneremo ai prezzi di prima, perché ogni volta fanno la falcata. Quando il prezzo del petrolio stava a 150 dollari e la benzina stava a 1,30, adesso sta a 105 dollari e la benzina sta a 80 centesimi in più. Il prossimo anno ci sono le elezioni, faranno le solite promesse. Vedete che io non commento neanche i risultati delle amministrative, di nome che
Cioè, io quando sento parlare di centro-sinistra, centro-destra, mi viene da ridere perché dico centro-sinistra, dico ma sinistra, ma chi sarebbero i partiti? Quando sento dire il centro-sinistra, dico ma quali sarebbero i partiti di sinistra nel centro-sinistra? Perché se quelli sono di sinistra, io sono Babbo Natale. E quindi andiamo avanti ancora con questa farsa. Il prossimo anno ci saranno le votazioni, la gente voterà i soliti partiti che ci sono in Parlamento, qualcuno scenderà, qualcuno salirà e siccome poi l'italiano fondamentalmente è un destroide neoliberista, ama il neoliberismo, il prossimo governo sarà come questo, uguale preciso, quindi un bel governone di destra neoliberista. Se volete vi dico anche i due partiti che formeranno, che poi sono i due partiti che prenderanno anche più voti. Però si continua ancora con questa situazione. E sui prezzi credo che ancora un annetto ci sia ancora di inflazione alta, ma poi diminuiranno perché qualcosa diminuirà perché arriveremo talmente spianati che si andrà in deflazione e si andrà in recessione. Queste cose non le dico io, le dicono i maggiori economisti, anche i maggiori blogger, i maggiori youtuber che seguono l'economia. Tutti sono concordi sul fatto che ci sarà, vabbè, lo dice anche Elon Musk, che ci sarà comunque una recessione, non lo dico solo io. E quindi ci sarà comunque una deflazione, dopo un periodo di forti aumenti. Vi saluto ragazzi, Diego Della Ura, un abbraccio a tutti.